Tra il 1865, quando dall'area di Sant'Eufemio Vetere iniziarono ad affiorare i segni di un'antica civiltà. Inizialmente si trattò di gioielli che un antiquario romano rivendette al British Museum di Londra, dove ancora si trovano con il nome di Tesoro di Sant'Eufemia. Da allora sono state sei le campagne di scavo condotte sui resti di Terina, che si è scoperta essere un'antica città fondata tra la fine del VI secolo e l'inizio del V secolo a.C. Oggi di Terina resta ben poco, tanti tombaroli che ne hanno depredato le monete, molti coloro che vi hanno costruito sopra, in particolare su quella che era l'acropoli. 3.500 i metri quadrati di zona di scavi aperti ieri al pubblico. La carenza di fondi ha fatto sì che dopo le cinque prima ravvicinate campagne di scavo passasse molto tempo prima che degli archeologi potessero tornare a mettervi piede. Grazie ad un finanziamento POR da 1 milione di euro, questo è successo. Obiettivo? Quello di creare un parco archeologico. Ad aggiudicarsi i lavori la cooperativa archeologia di Firenze, che a settembre dovrebbe riconsegnare il tutto al comune di Lamezia Terme per farne un parco archeologico. Adesso speriamo che quest'area diventi un luogo di fruibilità pubblica, un luogo in cui finalmente un visitatore potrà venire e apprezzare l'evidenza archeologica. Tiziana Bagnato per la CNews 24.